poi il signor Mazzoni, che è un esperto nel preparare i salumi piacentini, pertanto vi farà vedere in diretta come viene, diciamo, allestita la coppa partendo dal muscolo cervicale, che è il muscolo del suino. Pertanto anche tutta questa parte è sicuramente interessante, perché è ancora tutta una parte che viene fatta manualmente. E noi diciamo sempre che la mano dell'uomo è ancora uno dei pochi settori dove fa la differenza. Insomma, la coppa piacentina DOP è il fiore all'occhiello del nostro territorio per quanto concerne i salumi. È un prodotto a denominazione di origine protetta, come ben sapete, quindi questo le conferisce già una carta d'identità che la distingue rispetto alla restante parte della salumeria che usa lo stesso medesimo taglio, di qualità inferiore. Questo tempo di maturazione del suino, questa alimentazione rigorosamente controllata dal disciplinare anch'essa, permette di ottenere questo muscolo, che sì è un muscolo, ma è un muscolo ricco di grasso, e viva il rigo. Tutti questi salutisti che parlano di mangiare poco grasso, è vero, però attenzione, perché la giusta dose di grasso, quindi una coppa grande, 6 mesi di stagionatura, se noi non avessimo un prodotto pesante, dopo 6 mesi, e 6 mesi sono il minimo per ottenere un prodotto di qualità, dopo 6 mesi avremo una coppa storta, magra e probabilmente salata. Invece, grazie al fatto che c'è una buona quantità di grasso perimuscolare, cioè tra i due fasci di muscolo, abbiamo qua, tra i due fasci di muscolo esiste il grasso perimuscolare, e in più il grasso intramuscolare, quella che anche i macellai chiamano marezzatura, marmorizzazione, no? Tutto questo rende il prodotto estremamente resistente appunto all'essiccazione dovuta alla stagionatura, grazie al fatto che i grassi aiutano in maniera eccezionale a trattenere e a diffondere poi successivamente il profumo e a mantenere il profumo caratteristico proprio di un prodotto che ha subito una buona stagionatura, perché durante la stagionatura noi abbiamo la lipolisi, cioè la degradazione dei grassi da lunga catena a corta catena, e questo permette di produrre delle molecole, dei grassi a bassa catena che hanno, che cosa come caratteristica? La volatilità. Lo saliamo con sale, poche spezie, il salume emiliano, noi sappiamo che nella tradizione emiliana si usava il sale, che si usa ancora ovviamente perché è anche un ottimo conservante, il principale conservante, oltre ovviamente a dare sapidità. Quindi il sale, un po' di pepe, un po' di noce moscata, un po' di foglie di alloro, un po' di garofano, tutti in quantità tale per cui all'assaggio non si sentirà mai prevalere la spezia. L'aspetto visivo l'abbiamo già in parte detto, ovviamente questa brillantezza della parte rossa, ci deve essere una bella carne brillante, no? Consumare un salume gommoso non è piacevole per nessuno. Consumare un salume friabile e che si scioglie in bocca, e si scioglie in bocca proprio perché i grassi sono stati sufficientemente degradati in quegli 6 mesi. Dal punto di vista poi del gusto personale, è ovvio che noi possiamo desiderare di consumare una coppa più stagionata e quindi la possiamo tenere nella nostra cantina e proseguire la stagionatura. Esiste però, attenzione, non è vero quel detto che si dice tanto in giro, che più un salume stagiona e meglio è. Abbiamo cercato noi con il nostro libro, se avete voglia di darvi un'occhiata, di fare una correlazione tra i gusti dei consumatori e le caratteristiche che la fotografia delle caratteristiche che questo prodotto e questi prodotti tutti e tre hanno realmente, arrivando a dire ad esempio coppa che era più dolce era quella preferita, cioè riuscire a mettere in correlazione i gusti del consumatore e le caratteristiche definite da un panel di assaggiatori esperti, cosa che abbiamo fatto noi con il consorzio, è senz'altro il modo migliore per fare un'indagine di mercato che ci permetta
poi di mettere al consumo i prodotti che i consumatori sembra abbiano apprezzato maggiormente. Come si fa la foppa piacentina? Innanzitutto tengo a precisare che solo in due regioni esistono suini adatti per poter produrre la nostra coppa di OP, Emilia Romagna e Lombardia. Ci sono solo due razze pure ammesse, che è la Swite e l'Andrace, ci sono degli incroci controllati, un'alimentazione controllata, come diceva prima la dottoressa, dei nostri suini per avere un prodotto di qualità. Dopodiché viene portato al salumificio e si lavora entro le 72 ore, si lavora un prodotto fresco, non carne congelata o carne che sta in giro dei giorni con dei camion per le nostre strade. Si lavora un prodotto fresco, viene portato al salumificio, viene selezionato perché viene torettato e si controlla che non ci siano imperfezioni, che non sia né troppo magro né troppo grasso, che il pH sia giusto, che la temperatura arrivi ideale, perché sennò il prodotto viene rispedito al mittente. Dopodiché si procede con la nostra salatura della coppa. Si prende circa, dico circa perché poi dipende in base alle modalità di salatura, solitamente da noi si tende una lavorazione manuale, si prende circa un 3% di sale, pochissimi grammi di pepe, pochissimi grammi di cannella, pochissimi grammi di noce moscata, ripeto sempre pochissimi grammi di chiodi di garofano, un po' se vogliamo di pepe in polvere, un po' di conservante, ma anche qui si parla di pochissimi grammi perché per legge bisogna metterlo. Si prepara la nostra concia con un 70% del nostro preparato, si effettua la prima salatura. Bisogna stare attenti a salare bene dove ci sono le vene, che poi sono le vene che andranno a distribuire bene il sale nella nostra coppa. Avviene un massaggio della coppa perché il nostro sale deve andare fino al cuore della coppa. Viene fatta riposare un paio di giorni in cella frigo, dopodiché avviene la correzione. La correzione si fa con il restante 30% del nostro preparato. Ci saranno dei colori diversi sulla coppa se viene fatta a mano e si va a salare le parti che necessitano del sale. Dopodiché, sempre con il massaggio della nostra coppa, il nostro sale arriverà al cuore del nostro prodotto. Dopo 15 giorni circa di cella frigorifera, dai 2,5 ai 5 gradi e mezzo con delle variazioni di umidità, la nostra coppa si presenterà sotto questo aspetto, pronta per essere lavorata. Si prende una pelle di sugna che praticamente non ha nient'altro che il peritoneo, è quella sacca che racchiude tutte le nostre budella. Scusa, un prodotto fresco. Del maiale. Sì, anche il nostro, sì, scusate. Mi è scappata. No, vabbè, naturalmente di maiale. Si stende la nostra pelle di sugna. Se no ci versano. Manualmente. Si prende la nostra coppa. Si ricopre con questa pelle di sugna. Si va a sagomarla il più possibile, renderla più cilindrica possibile. Dopodiché l'artigiano lo fa a mano, l'industria utilizza anche dei macchinari. Viene imbrigliata la coppa che serve un po' a contenere il nostro prodotto. Guardate dei venti, questi si chiamano venti in piacentino. Dopo che la nostra coppa è stata imbrigliata, si passa alla successiva fase di legatura. Bisogna stare molto attenti a legare questa parte superiore perché qui abbiamo una piccola parte di muscolo di lombo che rimane qua nella coppa del maiale e è la parte un po' più pericolosa, diciamo, del salume, perché essendo una parte molto magra tenderà a calare molto di peso rispetto agli altri muscoli che ne fanno parte del nostro prodotto.
sempre state legate, si danno dei passetti per far sì che durante la stagionatura, siccome il prodotto cala di peso, diciamo la nostra legatura non vada proprio a cadere, insomma anche più bello vedere un prodotto finito bene piuttosto che brutto. Mi si è incastrato lo spa, capita. Dopo che è stata legata, viene forata per far sì che fuoriesca l'aria e anche i liquidi. La si porta, dopo che è stata legata e forata, nella nostra cella a sgocciolare. Dopo che la coppa è sgocciolata, per circa un paio di giorni viene fatta asciugare con delle ventole a una temperatura di circa 20 gradi con un 60% di umidità e più o meno come un prodotto così. Diciamo che questa è una coppa asciutta, infatti se la toccate è quasi non secca, perché non deve essere secca, perché deve essere asciutta omogenea. Dopodiché si va ad abbassare la temperatura, si alza l'umidità, si creano queste nostre fantastiche muffe che la portano a una stagionatura minima di 6 mesi, ma si può arrivare anche a 9 anni, dipende sempre dalle quantità che si hanno, e si raggiunge poi il nostro prodotto finale che è questo che vedete. Questa è una coppa UP stagionata di circa 8 mesi. Io spero di essere stato abbastanza chiaro. Se avete domande fatemi pure. La lavorazione, vi dico una cosa che ci tengo molto, perché da noi teniamo molto i salumi, perché per noi i salumi erano vita, cioè davano da mangiare all'agricoltore. Siccome noi siamo una terra di agricoltori, il maiale dava da mangiare all'agricoltore partendo da gennaio, arrivando fino a dicembre. Si cominciava a consumare prima l'interiore, si mangiavano i polmoni, si mangiava il fegato, si mangiavano le frattaglie, poi si cominciava a consumare robe fresche, cotechini, salame da cotte, salamelle, via via cacciatori, la pancetta si mangiava quando c'era la mietitura, andavano in campo con il fagiolo piccolino, si andava a mietere e si andava a casa a fare colazione alle 9 del mattino, la terza colazione alle 9 del mattino, si mangiava la pancetta col vino bianco e poi si ripartiva, poi si cominciava a mangiare la coppa, poi si mangiava il fiocco e chi poteva permetterselo l'anno dopo mangiava il curatello a Natale. E poi era un circolo vizioso, si continuava così, sempre si continuava. Per darvi un'idea, questa cosa che si chiama sale, che sembra una cosa che vale praticamente niente, una volta salario deriva dalla paga che veniva data con un sacchetto di sale. Cioè una persona lavorava un mese per avere un sacchetto di sale per poter salare i prodotti e conservarli. Era un bene prezioso il sale, così come lo era il pepe. Adesso valgono pochi centesimi. Sono cose che per noi sono storie, come può essere la storia magari in un posto di mare che il pesce dava vita a chi ci abitava. Adesso è cambiato un po' tutto, però noi ci teniamo a mantenere questa tradizione perché è stata fonte di vita per i nostri nonni, i nostri bisnonni.